Ragazzi, buongiorno e bentornati sui miei canali. Oggi vado a rispondere a una domanda che mi ha fatto Alex, che mi chiede se prima di mettersi in massa bisogna abbassare la percentuale di grasso oppure si può intraprendere un percorso di massa muscolare anche con una percentuale di grasso più alta. Allora, secondo me la cosa migliore, se volete intraprendere un percorso di crescita muscolare, e partire da una base di grasso non troppo elevata. Allora, questo è il mio modesto parere, perché io apprezzo di più un fisico asciutto, atletico, magari anche meno voluminoso, ma più atletico, una percentuale di grasso più bassa, piuttosto che i soggetti con un fisico magari più massoso, più pesante, ma con una percentuale di grasso molto più elevata. Ma questo è un mio parere. Ci potrebbe essere che il vostro prototipo di fisico invece è più massoso, con una percentuale di grasso alta, ma con volumi più ampi, allora ci potrebbe stare. Ma secondo me, se siete un po' agli inizi del vostro percorso d'allenamento, volete migliorare il vostro fisico andando a fare ipertrofia muscolare, per ipertrofia muscolare intendo l'accrescimento di muscoli con, diciamo, non associato troppo a una, a un, diciamo, una salita del grasso, secondo me la soluzione migliore sarebbe guardarsi, capire che si hanno dei chili in eccesso di grasso, e quindi nella prima fase secondo me sarebbe meglio intraprendere un percorso nutrizionale che abbassi la percentuale di grasso, sempre associato all'allenamento. A questo punto cosa succederà? Che il vostro corpo incomincerà a calare di peso, però nello stesso tempo incomincerete a vedere i vostri muscoli un po' più delineati e quindi sembrerete più atletici, più tonici, più sportivi, quindi darete anche un aspetto di avere un fisico più prestante e performante da un punto di vista atletico. A questo punto potete allora decidere di arrivare a un certo punto di percentuale di grasso guardandovi, se vedete che incominciate a intravedere gli addominali e vi piace questa situazione, allora arrivati a questo punto potete decidere di invertire la cosa, la rotta, e quindi incominciare ad incrementare man mano le calorie e intraprendere un percorso di crescita di peso. Ma fate sempre attenzione, monitorate sempre la percentuale di grasso, datevi dei limiti da non superare. Questo secondo me è importante. In questo modo riuscite ad andare a costruire un fisico, sì, più muscoloso, più ipertrofico, ma anche non troppo grasso, e quindi con una percentuale di grasso più contenuta, e tutto questo vi permetterà, uno, di rimanere più in salute, due, di avere un fisico esteticamente più prestante, più atletico, più sportivo, e quindi più, secondo me, proiettato ai vostri obiettivi finali. Questa è un po' la mia opinione, quindi preferisco fare una massa pulita piuttosto che una massa sporca. Come sempre, grazie per l'attenzione, spolliciate, e se avete dei commenti lasciateli pure qua sotto nella descrizione del video. Un saluto, ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!